Mister Scurto, siamo esattamente alla metà del girone d'andata, la SPAL occupa la quinta posizione in classifica. Vuoi raccontarci un po' le tue sensazioni in questo girone d'andata, come l'hai vissuto e come hai visto anche la tua squadra interpretare il gioco che per cui avevi lavorato in questi mesi? Ma intanto chiaramente è stata una prima parte di stagione un po' condizionata dallo stop del campionato e poi dalla ripresa del campionato a gennaio, quindi è stato un po' particolare. Sicuramente abbiamo iniziato molto bene le prime giornate, poi appunto c'è stato lo stop del campionato e alla ripresa siamo stati bravi comunque a farci trovare pronti, perché dopo tanto tempo fermi non era sicuramente semplice riprendere. Devo dire che i ragazzi insomma hanno invece ripreso poi il cammino con lo spirito giusto, con l'atteggiamento giusto. Abbiamo fatto una serie di partite, di prestazioni secondo me molto buone, risultati chiaramente abbiamo avuto degli alti e bassi come è normale che sia in un campionato molto competitivo, molto difficile. Appunto, come spieghi questi alti e bassi della SPAL? Perché con le corazzate tipo Juve, Inter, Atalanta, insomma la SPAL ha fatto il risultato e ha pure vinto, mentre con altre squadre probabilmente ha faticato un pochino di più. Forse c'è un po' più l'aspetto mentale, psicologico, o è anche una questione, diciamo così, più fisica e quindi di giocare ogni 3-4 giorni? Ma penso sia stata un po' una casualità, poi basta guardare la classifica per rendersi conto che in pochi punti ci sono quasi tutte le squadre, quindi diciamo sono tante squadre forti più o meno allo stesso livello, quindi giocare insomma con le big o giocare con squadre diciamo medio piccole è quasi la stessa cosa, perché comunque il livello è molto alto, quindi gli alti e bassi sono facilmente spiegabili perché giochiamo con squadre che sono fortissime, per cui già avere degli alti in questo campionato è una cosa positiva. E dove collocheresti la SPAL? Tra le big o tra le piccole, anche se la SPAL è una neopromossa? Il nostro obiettivo, quello che è il nostro percorso è abbastanza chiaro, è quello che è soprattutto il nostro obiettivo è abbastanza chiaro, abbiamo detto più volte, ma non può che essere così, cioè quello è la salvezza, perché come dicevo prima il livello è molto alto, ci sono tante squadre forti, tante società di Serie A molto attrezzate, con mezzi importanti, per cui io penso che salvarsi in un campionato così difficile sarebbe un'impresa straordinaria. È chiaro che non sarà semplice, adesso abbiamo un intero giro di ritorno dove dovremo dare tutto quello che possiamo dare per cercare insomma di raggiungere l'obiettivo. Quando eravate, ma lo siete ancora, nelle primissime posizioni della classifica, vi ha fatto un po' gol? Avete avuto anche un po' il pensiero di riuscire a rimanervi, ma più che altro per andare poi ai playoff scudetto? Per quanto mi riguarda no, perché conosco bene i valori di questo campionato. Chiaro che poi alla lunga penso che nello sport i valori vengano fuori, come è normale che sia, quindi non ho mai avuto sinceramente altri pensieri se non quello appunto di cercare di raggiungere quello che è il nostro obiettivo stagionale. È evidente la crescita che hai dato a questa squadra, che la squadra comunque ha lavorato appunto in funzione di quello che gli hai dato. Secondo te c'è qualche cosa o in qualche reparto o in fase collettiva dove la squadra può ancora crescere? Ma noi dobbiamo cercare di lavorare sotto ogni punto di vista, cercare di migliorare dappertutto, in tutti i reparti, sia nella fase di possesso sia nella fase di non possesso. Sicuramente adesso magari avremo anche un po' più di tempo per lavorare, perché in questo periodo abbiamo avuto tante partite ravvicinate, quindi non c'è neanche stato tantissimo tempo per lavorare, per andare magari un po' più nei dettagli. Quindi è chiaro che quando poi si ha un po' più di tempo a disposizione, si hanno magari delle settimane per poter lavorare, sicuramente ci possono essere un po' più di margini di miglioramento da questo punto di vista. La prossima partita sarà contro il Genoa, dove all'andata avete pareggiato, una squadra molto solida. Cosa ti aspetti o che partita ti aspetti appunto domenica? Ma mi aspetto una partita difficile come tutte, il Genoa è una squadra molto fisica, con giocatori importanti, con grande velocità davanti, per cui dovremo fare una grande partita per cercare insomma, di portare a casa il risultato. Pensi che la sfida che il Genoa ha affrontato in settimana relativamente alla Team Cup possa, diciamo così, pagarla un po' domenica contro di voi, oppure questo fattore non lo prendete in considerazione?
Ma non credo, perché comunque tutte le squadre veniamo da un periodo dove abbiamo giocato tantissimo, tantissime partite, per cui credo, insomma, che ci presenteremo un po' tutte le squadre nelle stesse condizioni. Sei contento un po' dell'atteggiamento che la squadra comunque mette in campo sempre, quindi l'attenzione, l'applicazione, lo spirito di sacrificio, o possono essere migliorati anche questi aspetti? No, devo dire che da questo punto di vista i ragazzi sono stati eccezionali, quindi è difficile rimproverare qualcosa dal punto di vista dell'atteggiamento e del carattere a questa squadra, perché in tante partite, in tante situazioni hanno dimostrato veramente grande applicazione, grande spirito di sacrificio. Sono le caratteristiche che dobbiamo portarci dentro, perché insomma senza queste caratteristiche in questo campionato si fa molta fatica.